Eccoci qua, siamo ancora insieme per la puntata 1126 di Agricoltura Oggi. Cominciamo con una notizia che descrive una ricerca del CREA che riguarda due cereali, il mais, che tutti quanti conosciamo, e uno che forse è un po' meno conosciuto, o tanto poco conosciuto, ed è il TEF. Si tratta di trovare il modo più efficace per rendere questi cereali più resistenti alla siccità. Ricerca dei centri CREA per migliorare la tolleranza alla siccità del mais e del TEF. Il TEF è un cereale poco conosciuto in Italia, ma ha elevate proprietà benefiche, facilmente digeribile, molto adatto per la dieta di soggetti affetti da celiachia o anche diabete. Nella ricerca si valuterà la possibilità di trasferire la resistenza alla siccità di alcune specie a quelle che invece la subiscono. In pratica saranno studiate delle formulazioni derivanti da molecole estratte da alghe e da biostimolanti a base microbica, da impiegare come approccio ecologico per migliorare la resilienza dei cereali rispetto alla limitata disponibilità idrica. Il progetto, iniziato il 1 maggio scorso, durerà 48 mesi. Abbiamo incontrato il sottosegretario Luigi Deramo, presente alla inaugurazione della 53esima edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese di Guardia Grele. Con lui abbiamo parlato di argomenti molto interessanti ed importanti per il nostro settore. Cominciamo dunque dalla prima informazione che ci dà il sottosegretario Deramo a proposito di un provvedimento che si sta elaborando per cercare di riqualificare, rivalutare, far sviluppare le aree interne. Ma credo che una delle risorse importanti per, da una parte, evitare lo spopolamento e dall'altro per cercare di potenziare l'economia ma anche l'occupazione passi attraverso il prodotto tipico, l'artigianato, come questa sera viene presentato nella 53esima mostra proprio qui a Guardia Grele, e per questo proprio come Ministero abbiamo non soltanto dall'inizio dell'insediamento del governo istituito la delega all'agricoltura di montagna e delle aree interne, ma stiamo lavorando per la realizzazione di un progetto pilota che punti a mappare innanzitutto quelle che sono le tipicità che rischiano di scomparire in termini di prodotto agroalimentare proprio in queste aree, e stiamo lavorando proprio sulla realizzazione di un progetto pilota per potenziare proprio l'agricoltura di montagna e delle aree interne, potenziando quest'ultima chiaramente dando anche delle risposte in termini di infrastrutture e servizi nelle zone che magari in qualche disagio oggi lo vivono ancora. È un progetto assolutamente importante, ambizioso, e l'obiettivo sarà quello di poterlo realizzare nel più breve tempo possibile. Nella puntata scorsa abbiamo detto della liberalizzazione delle denominazioni dei vitigni autoctoni. Ci sta lavorando il Ministero, ma prima ancora bisogna ricordare che c'è stata una indicazione da parte dell'Unione Europea. Si sta lavorando per questo, ma il Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, come abbiamo ricordato, non è proprio d'accordo. Abbiamo sempre con il sottosegretario Luigi Deramo affrontato questo argomento e sentite che cosa ci ha risposto. Una notizia di questi giorni: il Consorzio di tutela sta chiedendo al Ministero di frenare il decreto che all'articolo 16 consente la liberalizzazione della denominazione dei vitigni. Ecco, che ne pensa lei di questo? Ma guardi, questo è un processo anche complicato, non un processo che va concertato con le regioni, e poi
deve passare alla conferenza Stato-Regioni, in questa circostanza, in questo contesto, anche una sola regione che non è d'accordo blocca chiaramente la procedura, quindi comprendo l'allarme chiaramente dei produttori abruzzesi, ma da un punto di vista procedurale non c'è nessun allarme. Poi è assolutamente chiaro che le cantine abruzzesi, le realtà vitivinicole della nostra regione facciano una battaglia d'identità, ed è assolutamente giusto e normale che proteggano la denominazione Montepulciano, perché chiaramente è una coltivazione, è un prodotto, chiaramente quello del vino, assolutamente tipico della nostra regione, quindi non posso che sentirmi assolutamente in linea e in coerenza con i produttori abruzzesi. Se abbiamo compreso bene quello che ha detto il sottosegretario Denamo, gli addetti ai lavori, i produttori soprattutto, hanno ancora del tempo per poter discutere, c'è di mezzo anche una conferenza Stato-Regioni e quindi, come avete sentito, se ad una sola regione quel decreto non sta bene, si ferma tutto e si ridiscute tutto. Ma continuiamo con il mondo del vino e lo facciamo con Gianluca Marchesani, che ci descrive un appuntamento importante, quello delle celebrazioni dei 30 anni del Movimento Turismo del Vino. Già il nome Movimento ci dà l'idea appunto dell'incedere Turismo del Vino Abruzzo. 30 anni si festeggiano oggi qui, o siamo a Pescara. La parola va al presidente regionale Nicola Dauria. Grande serata, bellissima serata, riuscitissima questa sera qua. Il Movimento Turismo Vino Abruzzo festeggia i 30 anni del Movimento Turismo del Vino, 62 produttori, ovviamente un grande risultato, abbiamo dato riconoscimenti, come è giusto che sia, ai nostri soci fondatori, ai presidenti che sono stati, che mi hanno, diciamo, anticipato in questa carica onorifica, ma soprattutto in questa attività che è comunque un lavoro che si fa con grande passione. Abbiamo dato dei riconoscimenti alle aziende che hanno risposto al censimento nazionale. Abbiamo quindi raccontato un grande passato, il presente lo vediamo tutti ed è davvero importante, ma quale sarà il futuro? Quale sarà il futuro del Movimento Turismo del Vino Abruzzo? Tutto dipende da noi produttori. Io credo che stiamo facendo un grandissimo lavoro, abbiamo fatto già un grande lavoro, possiamo ancora migliorare sicuramente. Tutto dipende anche dalle nuove generazioni che si stanno un po' subentrando a tutte le aziende, quindi diciamo che noi siamo già passati, quindi tutti quanti gli amici con cui ho condiviso questo percorso che ha portato l'Abruzzo alla presidenza nazionale, sicuramente un percorso grande, straordinario. Adesso arrivano i giovani e io credo e sono propositivo perché l'accoglienza rappresenta un punto importante per le cantine, non solo nella vendita del vino ma soprattutto nella vendita del territorio. Quindi benvengano i giovani, benvenga il futuro e benvenga chiaramente quello che è l'innovazione. Viva il vino e soprattutto viva la vita. Grazie, cin cin. Restiamo tra le vigne, questa volta però ci spostiamo nel nord del paese con la fondazione Edmund Mac, che ha portato avanti una ricerca per tutelare i vigneti biologici che sono stati nel Friuli attaccati soprattutto da peronospora ma anche da altre fitopatologie. Fondazione Edmund Mac ha seguito con attenzione le condizioni dei 1371 ettari di vigneto in Trentino che sono coltivati con metodo biologico.
Per le particolari condizioni climatiche che si sono succedute tra maggio e luglio, i vigneti hanno subito l'attacco della peronospora, ma anche di altre fitopatologie, come quelle riconducibili ai giallumi, in particolare la flavescenza dorata. Per gli esperti della Fondazione, le grandinate di luglio hanno provocato danni alla produzione in molte zone della provincia. Ora è quasi tempo di vendemmia e si spera in condizioni meteo che siano favorevoli alla maturazione dei grappoli. Nel corso di un evento divulgativo sono state proposte relazioni su controlli e situazione fitosanitaria nelle aziende biologiche in Trentino. Si è parlato dei risultati delle prove sperimentali di difesa in viticoltura biologica, gli approcci di gestione della chioma su Cabernet Franc e varietà resistenti. Oltre alle relazioni, gli agricoltori hanno seguito anche i riflessi di una visita ai vigneti sperimentali in località San Donati, San Michele all'Adige, che è sede della Fondazione. Secondo gli esperti, il lavoro svolto è stato efficace. Ad esempio, i danni da peronospora sono stati contenuti notevolmente e circoscritti al 2%. In altre regioni, purtroppo, i danni sono stati di grave entità. Clean Pistacchio è il progetto realizzato con il PSR 2014-2020 della Regione Sicilia, la sottomisura 16.1 del programma di sviluppo rurale che si occupa della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il pistacchio infatti è una delle produzioni tipiche dell'isola e nel progetto viene considerato in tutte le declinazioni, dal convenzionale al biologico alla DOP, e si estende anche ai prodotti trasformati. Il progetto è giunto a metà percorso e per i partner i primi risultati sono soddisfacenti grazie alle tecniche innovative studiate dai ricercatori del Dipartimento D3A dell'Università di Catania. Tra i protagonisti anche i giovani studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di Bronte, in provincia di Catania, e 6 aziende agricole. Mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Siamo giunti alla 53esima edizione. C'è stata la manifestazione di inaugurazione. Nel corso di questo evento c'è stato anche l'annuncio di una legge importante sulla quale la Regione Abruzzo sta lavorando. Una delle richieste del mondo dell'artigianato è quello di tornare alla bottega a scuola. Per l'assessore regionale Damario, assessore regionale alle attività produttive, i tempi sarebbero maturi per avere un provvedimento del genere. Ma poi, in conclusione della cerimonia di inaugurazione, c'è stata una sorta di colpo di scena. Fabrizio Montepara, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ha detto: proprio questa mattina abbiamo depositato un disegno di legge. Montepara, consigliere regionale, ci ha svelato poi alla fine dell'inaugurazione, colpo di scena proprio, la presentazione della legge sulla bottega scuola per la nostra regione. Sì, oggi è stato intanto molto interessante l'inaugurazione con tutti i suoi interventi, a cominciare da quella del presidente. E quindi è venuto fuori da questa discussione, anche dagli interventi delle persone, ecco, che rappresentano proprio il mondo dell'artigianato, la necessità di avere una legge che è dedicata alla formazione della bottega a scuola. E questo perché? Perché bisogna preparare, far sì che i giovani si accostino a questo mestiere, che non è solo un mestiere tal quale, ma significa arte, inventiva, intelligenza, creatività. E quindi ecco, questa scuola, questa legge deve aiutare, vuole aiutare, ecco, gli artigiani a preparare i giovani,
a farli accostare a questo mondo, e sperando che sia una legge efficace, efficiente. E questo primo anno posso anche affermare che a livello finanziario noi investiremo circa 300.000 euro per tutti gli artigiani, che fa parte dell'artigianato artistico del mondo abruzzese. Faccio una domanda conclusiva sempre su questo argomento, cioè sarà una legge che renderà strutturato questa idea della bottega artigiana, oppure finanziata pro tempore? No, questa è una legge strutturata che vuole mantenersi e vuole vivere nel tempo, cioè nel senso che nasce oggi nel 2023, ma io mi auguro che possa seguire quella che è stata un po' il successo ad oggi con la 53esima edizione della mostra dell'artigianato, e naturalmente col tempo si andrà a evolvere sicuramente, però è una legge che non nasce oggi per morire domani, ma nasce oggi per proseguire negli anni. Questa 53esima edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, più in generale sull'attività dell'ente, che è un'attività di grande stimolo, abbiamo ascoltato il presidente Gianfranco Marsibilio. Partiamo dal condividere, aggregare e non separare, che mi sembra un concetto molto importante. Sicuramente una delle funzioni dell'ente è quella di aggregare, di unire le forze della politica regionale e nazionale. Ringrazio il sottosegretario Teramo questa sera di essere stato con noi, aggregare anche le eccellenze. Infatti quest'anno siamo riusciti ad aggregare l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, quindi il risultato bello della mostra è un risultato che viene dall'unione di eccellenze, eccellenze anche da parte degli artigiani che hanno sposato bene il tema, la bellezza delle donne, la bellezza non solamente da un punto di vista estetico, ma anche la bellezza da un punto di vista della forza, del coraggio, della determinazione che le donne hanno. Quindi sono stati messi insieme diversi segmenti che hanno prodotto una bellissima mostra, arricchita dalla esposizione, dalla stanza dedicata a Basilio e Tommaso Cascella. Sono veramente delle opere che sorprendono per la loro bellezza, e questo ci dà motivo di continuare, di insistere e anche di essere un pochino insistenti nel chiedere per gli artigiani abruzzesi, che meritano veramente, perché sono molto bravi e lo hanno dimostrato anche in questa occasione, presentando delle opere dedicate alle donne, ma che veramente sono meravigliose sotto tutti i punti di vista. Adesso mi deve svelare una cosa, Presidente, sul riconoscimento di beni immateriali. Avete spostato un po' il tiro, vi hanno consigliato, perché avete puntato la Presentosa, mi sembra, vero? Non solo la Presentosa, ma anche gli altri oggetti dell'artigianato artistico. Altra nota positiva è che il 26, durante la cerimonia di presentazione alla stampa della mostra, abbiamo fatto già un primo tavolo di lavoro. La procedura è lunga e complessa, perché deve essere il Ministero della Cultura ad inserire questi beni nel patrimonio immateriale, però siamo partiti e quindi io spero di arrivare a distanza di tempo ad ottenere questo riconoscimento, ad ottenere anche il riconoscimento del marchio di qualità dei prodotti abruzzesi, perché mettendo insieme queste cose faremo volare gli artigiani abruzzesi. Io amo dire che devono volare sempre più in alto, però dobbiamo anche dare delle cose che aiutino a volare. Vorrei concludere all'abruzzese, noi diciamo dai e dai e la cipolla di vendaglio, in effetti lei ha dimostrato che ci sono delle cose che insistendo si possono ottenere, come la bottega a scuola, mi pare che siamo addirittura d'arrivo.
La bella novità di questa sera è anche questa, che mi hanno chiesto espressamente gli artigiani di riaprire, di rifare le botteghe scuola, perché purtroppo i nostri figli, i nostri giovani lasciano il nostro territorio. Quindi questa sera ho sentito con piacere il presidente della Commissione Bilancio, Fabrizio Montepara, che ha detto che questa mattina ha presentato in Regione una proposta di legge per riattivare le botteghe scuola. Gli artigiani hanno bisogno di questo, hanno bisogno anche di tante altre cose, e c'è stata una grossa disponibilità da parte della politica, molto numerosi i politici presenti, e l'ente Mostre è riuscito ad aggregare anche forze di diversi orientamenti politici nel bene dell'artigianato artistico abruzzese e per la sopravvivenza delle botteghe artigiane. Quando abbiamo lanciato la mostra dell'artigianato artistico abruzzese, abbiamo parlato della collaborazione, questo è un dato molto interessante, con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, ma anche una collaborazione stretta con Guardia Grele Opera per quanto riguarda gli aspetti legati a momenti musicali che si terranno nel contesto della manifestazione. Ma c'è un altro aspetto importante, che è quello della presenza dei maestri artigiani dell'Associazione del Gioiello Contemporaneo. E questo ci dà modo di misurarci e di offrire la nostra visione, che in questo caso concentriamo appunto sulle opere, sulle esperienze delle artiste, delle professioniste del gioiello contemporaneo, e a dare ad offrire questo dialogo, che può essere anche fonte di ispirazione per tanti giovani, questo dialogo tra la tradizione, quella che ci circonda in questa meravigliosa regione, e la ricerca, quella che incessantemente nella nostra professione cerchiamo di arricchire, di sviluppare, per offrire un nuovo modo di leggere l'ornamento. Roberta Pavone, lei rappresenta l'Associazione Gioiello Contemporaneo. Ripartirei proprio dalla definizione per capire meglio di che si tratta. Certo. Allora, il Gioiello Contemporaneo si occupa di trasformare idee e concetti in un'opera da indossare, in un gioiello da indossare. E sono tantissime le tecniche che vengono usate, quindi è molto, molto, un campo molto largo. Partiamo da una base di oreficeria, ma c'è ceramica, taglio laser, crete, metalli vari, insomma c'è molto studio, ogni pezzo è veramente uno studio di ricerca. Molta ricerca. Allora, diciamo che oggi si parla molto, ci sono delle parole che vengono riproposte, tra queste c'è innovazione. Possiamo parlare di innovazione anche in questo campo? Sì, sicuramente sì, perché appunto nel gioiello di ricerca l'innovazione c'è, ma non c'è l'innovazione di adesso. Questi gioielli sono da tempo, vengono ricercati, insomma. Assolutamente, è una cosa abbastanza scontata per il gioiello contemporaneo. In questo spazio ci sono, diciamo, artistiche di tutta Europa, mi pare di aver compreso. Del mondo, perché abbiamo anche il Giappone, Corea del Nord, insomma, varie parti del mondo. Quindi è un'associazione di gioiello contemporaneo internazionale. Volendo segnalare qualcosa di particolare tra tutte queste meraviglie, cosa? Guardi, senza fare discriminazione, no, così tacchito. Guardi, non è discriminazione. Il problema è che ogni opera è talmente intrinseca di significati e di sentimenti, lavorazione particolare, che è difficile segnalare un qualcosa, perché ogni artista qui dentro, ne sono 50, ogni artista parla con le sue mani, il suo cuore e la sua esperienza. È molto molto difficile, è come dire a una mamma: qual è il tuo figlio migliore?
C'è dunque un esempio, lo possiamo fare. Un esempio, ecco, facciamo degli esempi. Perché vale la pena tutti quanti studiarli uno per uno. Per esempio, iniziando dal primo, qui abbiamo un girocollo che è fatto con le lenti degli occhiali di recupero. Quindi uno lo vede così, dice carino, molto carino, ma in realtà quelle sono delle lenti degli occhiali, quindi molto interessante, molta ricerca. Per esempio qui abbiamo Stefano Rossi che lavora con il mokume-gane, che è una tecnica giapponese antichissima, quindi anche qui abbiamo molto da vedere, cioè bisogna spenderci un po' di tempo per ogni opera. Amiche e amici di Agricoltura Oggi, concludiamo anche questa puntata 1126. Vi dico sempre che la potete rivedere nello spazio YouTube di Agricoltura Oggi. C'è l'ultima puntata visibile anche sul nostro sito agricolturaoggi.com, dove troverete molte notizie interessanti. E poi vi ricordo i nostri contatti social, sempre se vi va. Alla prossima settimana.